colloquiamo attraverso Messenger. E l'ho visto l'anno scorso a Onten, a un festival di fotografia. E in quell'occasione lui mi ha proposto che avrebbe piacere di fare un dono a Papa Francesco, visto che nel 2022 questa foto, la ragazza Napal, avrebbe compiuto 50 anni. Io, come vietnamita di origine e faccio la gallerista e promotrice di arte, io ho sempre sognato di fare qualche mostra di qualche vietnamita in Italia. Perciò mi sono detta che è arrivato l'occasione. E successivamente sono venuta qui per proporre la mostra all'assessore dottor Galli. Adesso, tutto quello che pensavo di dire hanno già detto tutto, perciò io mi fermo su questa. Che cosa penso quando vedo questa mostra? Quando siamo tutti fatti di storie, senza storie non c'è futuro. Perciò tutte le volte che ascolto la senatrice Liliane Segre, che racconta la sua storia, io penso a Kim Fu, alla sua vita, che è tragica, ma è anche ricca di significati positivi. E provate a immaginare, come ha detto l'assessore, quando siamo venuti qui a proporre questa mostra, non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina. Perciò adesso più che mai questa mostra, specialmente la foto, la ragazza Napal, torna a agitare la nostra coscienza. La guerra è orribile, la guerra è assurda. Dobbiamo cercare di svegliare in tutti noi la decisione di proteggere gli innocenti, specialmente i bambini come Kim Fu, di proteggerla nel loro paradiso di giochi e di risate, e non trascinarli nell'inferno delle sofferenze fisiche e psicologiche. E adesso so che avete voglia di vedere la mostra, non avete più voglia di sentirmi, perciò concludo. Io sono convinta che questa mostra è un contributo notevole della regione Lombardia nella voce universale che chiede di far smettere subito la guerra in Ucraina. Vi ringrazio e buona visione a tutti. Prego. Bravo! Buona visione! I salute you, soldier. Yeah, wow, nice. Cool jacket. Thank you. Hello, hello. Không, mình không biết, mình không biết là bị Covid thì sao. Hello, hello. Chụp hình chung kia đây. Hello. Anh Lập lại đây, mình chụp hình chung kia đây. Ok, anh Ngọc Okay.
Con trai thứ hai hả Úc? Giữa cái này Úc được không? Okay. 26 tuổi. 26. Chú già, come on in. Thank you. Congratulations on the ribbon. Yeah, thank you. Trời ơi, Ai Trinh nè, Ai Trinh nói Thảo trẻ hả? Nhưng mà Ai Trinh phải nghĩ là Thảo có thể là cô giáo của Ai Trinh nha. Cô giáo của Ai Trinh đó. Wow. Nếu không về nó đàn em sao của Trinh này. Thảo là trước. Ờ, vậy đó hả? Cô giáo của mình đó. Thảo là cô giáo của... Two generation, that's my teacher. Our teacher. We are in the same school. We are same school. And then I belong to the professor. Okay, we always have this question. What is your beauty secret to keep you young? Laughing, smiling. Okay, yes. Be happy. Yes. Enjoy life. Oh really? Yeah. So amazing. Cứ quay. Hát ngon biểu tình còn được lắm. Đúng rồi, cái giọng lớn lắm. Nice. Hi Sergio. Congratulations. Wonderful event. Yeah, I love it. Last night was amazing. You are thank very you. Good curator. It's very interesting. Yes. Very interesting. You are very good. Thank you very much. And your children is thank you. Wonderful. Your assistant. Wonderful. Very good one. Huh? Yeah. Without her, no exhibition, nothing. Without her, all of this. So is she flying to Rome to see Papa Francis? Okay. Are you going too, right? Okay. That's your schoolmate.